all'intervento di Giuseppe Vanacore, Presidente dell'Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto. Sì. Ma io intanto volevo anch'io ringraziare per questo evento, perché come dire, quando si partecipa a un'iniziativa dalla quale si esce più arricchiti e con molte suggestioni, anche dal punto di vista culturale, diventa significativo, vuol dire che non è una passerella ma un momento di riflessione comune su aspetti tra l'altro molto delicati e molto importanti che riguardano la vita di ciascuno di noi. Del resto mi veniva in mente che questo tema della bioetica, probabilmente noi siamo solo all'inizio di una discussione. Io credo che nei prossimi anni saremo tutti sollecitati e avremo a che fare con questioni di grandissimo rilievo, perché la scienza va avanti molto veloce, la genetica va avanti molto veloce e questo sempre di più diciamo così deve imporci una riflessione proprio umana, perché non credo che i sistemi dal punto di vista giuridico siano da soli in grado di intercettare tutto questo. E impone appunto quindi una partecipazione comune degli attori. Io ad esempio, rispetto a questo principio del non profitto, preferisco il termine gratuità, ma probabilmente vuol dire la stessa cosa, ma per me è maggiormente evocativo di un contenuto non di scambio. E la gratuità ci pone in qualche modo in relazione con il fatto che la volontà di disponibilità dovrebbe essere per certi versi culturalmente un tabù, quindi qualcosa di archetipo che dovrebbe venire prima della riflessione dal punto di vista razionale, come lo sono alcuni aspetti della vita di relazione, immagino, penso all'incesto per certi versi. E quindi noi su questi temi della gratuità, del principio di inderogabilità della dichiarazione di volontà, credo che possiamo riconoscerci tutti. Poi io ringrazio molto alcune cose che ho sentito, in particolare di Monsignor Pecoraro, che col quale ho fatto una battuta, ho detto ho condiviso tutto quello che ha detto, ma perché secondo me anche mettere in evidenza il fatto che i piani etici della stessa donazione da vivente, donazione da cadavere tra virgolette, hanno un significato totalmente diverso. Un conto è disporre di qualcosa di mio o comunque che appartiene a me come persona unitaria, un conto è comunque una disposizione di volontà che vale per dopo, quando il rischio che se il sistema non è in grado di intercettare la mia volontà, perché spesso succede questo, tutto ciò che io sono va totalmente perduto. Io ho perso un fratello giovane in un incidente stradale, ero troppo giovane anch'io e oggi immagino che mi avrebbe fatto molto piacere immaginare che qualcosa di suo vivesse in un altro, ma allora non fu possibile. E quindi credo che questi aspetti ci mettono in relazione, in un rapporto comune, a me fanno essere un po' ottimista, non so, non voglio essere né grossolano né semplicistico. Però dalle cose che ho sentito, ad esempio il professor Petrini, quando riepilogava l'insieme di quei principi a livello mondiale, a livello europeo, a livello nazionale, io trovavo un filo conduttore comune in tutto quello. Quindi vuol dire che c'è anche una volontà propositiva che va in una certa direzione che possiamo tutti condividere. In un paese soprattutto nel quale la ginnastica quotidiana è quella invece di dividersi su tutto,
E questa è una notazione, sempre, secondo me discussioni come questa andrebbero in streaming e probabilmente dovrebbero essere ascoltate e seguite da tante più persone, perché ci sarebbe molto da imparare. E poi vedo alcuni problemi. La presidente di AITO giustamente evocava l'immagine di coloro che attendono un trapianto, quindi come terapia di elezione per la vita, in certi casi per la vita, in altri casi per abbandonare una condizione come quella di una persona dializzata che per 3 giorni alla settimana e per 4-5 ore è attaccata ad una macchina. E i 50.000 dializzati circa, o tra i 40 e i 50.000, il 25% di questi che possono aspirare ad un atto ad un trapianto, oggi tanti di questi purtroppo non arrivano al trapianto, tanti per fortuna ci arrivano, stiamo migliorando molto. Io di questo sono contento e dico perché stiamo migliorando. E non è certamente una sottrazione dell'impegno straordinario che si è fatto in questi anni da parte delle associazioni di volontariato, per ultimo questo straordinario strumento di una scelta in comune: quando si va a rinnovare la carta d'identità si può fare la dichiarazione a favore del prelievo degli organi post mortem, e quindi stiamo facendo dei passi avanti su questo piano. Eppure per circa 10 anni, se si vanno a vedere le statistiche dei trapianti, quella linea è piatta. Adesso invece si sta alzando, da vivente, da cadavere. E io in questi mesi mi sono domandato che cosa sta succedendo. Io credo che quello che stia succedendo è una maggiore responsabilizzazione dei modelli organizzativi. La legge 91 e 99 dice che è un compito del Servizio Sanitario Nazionale il trapianto. I LEA l'annoverano oramai tra le terapie elettive di elezione, e quindi il fatto che ci sia una maggiore responsabilizzazione da parte degli attori, che non è un compito del traumatologo, del rianimatore, dell'anestesista, ma del sistema nel suo assieme, sta aiutando a far evolvere in positivo un percorso che ci può incominciare a far intravedere qualche speranza per il futuro, per andarla ad abbattere quella lista. Quindi oggi, ad esempio, e dobbiamo fare tantissimo, io credo che tutti assieme dobbiamo fare tanto ancora, ma oggi ad esempio uno dei punti focali della nostra azione deve essere rivolta nei confronti dei sistemi organizzativi, che devono migliorare e devono essere all'altezza di questo compito. Noi abbiamo la fortuna di avere, forse oramai unici in Europa, un servizio sanitario universalistico. Non so per quanto tempo ancora lo riusciremo a conservare, visto che la sottostima del fabbisogno della spesa è oramai diventato una componente costante di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni. E quindi ormai siamo sulla soglia del passaggio da un livello all'altro. Ormai io credo che non superiamo appena il 6,5% del PIL. Al di sotto di quella cifra l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che i sistemi universalistici non possono più reggere. Abbiamo un dovere straordinario tutti di difesa di questo sistema, perché quando avremo perso questo bene, il problema non sarà più, come giustamente ha detto il dottor Nanni Costa, io condivido, garantire la gratuità agli indigenti. Poi io penso modestamente che quel problema l'ha risolto la legge 833 quando ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, perché ha detto che tutti hanno diritto, tutti i residenti su questa penisola hanno diritto alle cure. Ma il problema che io mi pongo è invece quello di avere una sostenibilità nel lungo tempo,
e una sostenibilità non nel lungo tempo ci potrebbe porre anche di fronte al fatto che il trapianto oggi gratuito in questo paese, se andiamo in altri paesi, soprattutto d'oltreoceano, questa gratuità non esiste. Quindi non è un bene una volta per tutte. Dobbiamo imparare a difenderlo. E questo io credo che sia un aspetto importante, anche un po' di messaggio che in qualche modo volevo dare a questo confronto. Grazie. Grazie davvero Giuseppe Vanacore. Se proprio riusciamo a dare una qualche etichetta a queste donazioni, dobbiamo riconoscere che la parola valore deve essere utilizzata nell'ottica di valore sociale, e quindi da questo punto di vista in qualche modo non bisogna neanche essere ipocriti. Se in altri paesi ha un valore economico molto significativo, per altre culture deve avere un valore sociale molto significativo, perché è l'unico antidoto per renderlo bene commerciale. E perché abbia un valore sociale molto positivo, occorre che le istituzioni lo riconoscano come tale. E quindi quando poi si vanno a pianificare i costi della sanità, questa è una posta che in un bilancio, diciamo, sociale bisogna inserire ed imputare, perché altrimenti in qualche modo si fa il gioco di chi poi invece lo rende davvero un valore monetario, e la tentazione poi un domani è forte per trovare più donatori retribuendoli. E quindi diventa fondamentale che ci sia, scusate l'espressione, una sorta di battaglia per questo riconoscimento sociale delle associazioni che spingono verso quella dimensione del dono. Prego. Solo una battuta. Io amo un articolo della Costituzione, oltre tutti tanti, che è l'articolo 118, che è quello della sussidiarietà, perché riconosce alle formazioni sociali. Il comma quarto. Riconosce alle formazioni sociali un valore di azione generale. Quindi geneticamente la Petrini, io, la dottoressa che è al mio fianco, ci ispiriamo ad un principio della Costituzione che non è molto conosciuto, però non è neanche attuato, e che invece ha un valore straordinario che bisognerebbe imparare a conoscere, a perseguire. Prego. Vanacore ha posto un problema vero: perché siamo stati pari tanti anni e adesso cresciamo? Credo che un'analisi, sia pure semplice, bisogna fare. Per varie ragioni, probabilmente. Perché da una parte abbiamo fatto delle modifiche profonde nella organizzazione. Cioè, prima avevamo un Centro Nazionale Trapianti che aveva un'opera di sorveglianza. Adesso dal 2013, da fine 2013, inizio 2014, abbiamo un Centro Nazionale Trapianti operativo. Vuol dire che qualsiasi segnalazione di donatore d'organi, da qualsiasi parte sia in Italia, arriva al Centro Nazionale Operativo. Dopodiché, se abbiamo un programma nazionale, come le urgenze, il pediatrico, reni di difficile allocazione, c'è una priorità nazionale e si va a quel programma, indipendentemente da dove è il donatore. Altrimenti gli organi del donatore vengono usati nelle liste regionali, e se non sono allocabili sulle liste regionali vengono offerti a tutti gli altri centri trapianto. Noi adesso abbiamo un'operatività H24 diretta che garantisce questo, mentre prima questi principi dipendevano dalle tre organizzazioni interregionali. Questa è la prima cosa. Non è direttamente questo, ne parlavamo con Don Renzo adesso, è che questo ha contribuito a creare una fiducia nel sistema, in quello che in una organizzazione sarebbe il cliente interno. È aumentata la fiducia dei rianimatori, è aumentata la fiducia del sistema, e quindi si sa che quello che viene fatto secondo certi criteri che sono visibili, tangibili, eccetera. C'è stato anche un altro passaggio importante che sottovalutiamo. Mentre prima il Centro Nazionale Trapianti era fatto da tre persone nominate dagli interregionali, adesso è fatto da tutti i rappresentanti delle regioni direttamente. Questo probabilmente dà una maggiore partecipazione. È rimasta la consulta dove ci siete voi, dove ci sono anche le associazioni. E questo dà un allargamento del sistema. Poi io credo che sia cresciuta anche
la fiducia della gente nel sistema, perché le campagne sono state efficaci, perché si è visto che il dono non era sprecato. Poi c'è stato l'aumento del vivente, che ha richiesto un programma ad hoc, perché abbiamo tirato fuori il trapianto da vivente dai centri trapianto e lo stiamo portando nelle dialisi. Cioè abbiamo verificato, qua c'è un'esperienza veneta di Padova innanzitutto, di cui Don Renzo vede il post quando arrivano i donatori, ma il pre è che i donatori vengono reclutati nelle dialisi, cioè viene detta ai tecnici di dialisi che quei pazienti possono fare il trapianto da vivente, perché sono loro che poi parlano con i pazienti in lista, non è il medico del centro trapianti da cui vanno lì quando hanno già il donatore. Quindi un lavoro attento di questo genere ha, io credo, modificato alcuni riferimenti generali. E poi c'è stata a livello nazionale una molto maggiore collaborazione negli ultimi anni. Chi lavora nella rete lo sa. E questi sono probabilmente, secondo me, i vari ingredienti che ci stanno facendo crescere. Poi speriamo che la cosa possa in qualche modo andare avanti. Grazie. Abbiamo